Incominciata la quinta giornata nella quale, sotto il reggimento di Fiammetta, si ragiona di ciò che ad alcuno amante, dopo alcuni fieri o sventurati accidenti, felicemente avvenisse. Era già l'Oriente tutto bianco e i sorgenti raggi per tutto il nostro emisfero avevano fatto chiaro. Quando Fiammetta, da dolci canti degli uccelli, li quali, la prima ora del giorno su per gli arbuscelli, tutti lieti cantavano, incitata, su si levò, e tutte le altre e i tre giovani fece chiamare, e con soave passo a campi discesa, per l'ampia pianura su per la rugiadose erbe, infino a tanto che alquanto il sol fu alzato, con la sua compagna d'una cosa e l'altra, con lor ragionando, diportando s'andò. Ma sentendo che già i solar raggi si riscaldavano, verso la loro stanza volse i passi, alla qual pervenuti con ottimi vini e con confetti il leggiere affanno avuto per ristorare, e per lo dilettevole giardino infino all'ora del mangiare si diportarono, la qual venuta, essendo ogni cosa dal discretissimo siniscalco apparecchiata, poiché alcuna stampita e una ballatetta o due furono cantate, lietamente, secondo che alla reina piacque, si misero a mangiare. E quello, ordinatamente e con letizia fatto, non dimenticando il prasso ordine del danzare, e con gli strumenti e con le canzoni alquanto danzette fecero, appresso le quali infino, passata l'ora del dormire, la reina licenziò ciascheduno, dei quali alcuni a dormire andarono e altri al loro sollazzo per lo bel giardino si rimasero. Ma tutti un poco passata la nona, quivi, come alla reina piacque, vicini alla fonte secondo l'usato modo si ragunarono, ed essendosi la reina a seder posta per tribunali, verso Panfilo riguardando, sorridendo, a lui impose che principio desse alle felici novelle, il quale a ciò volentier si dispose, e così disse: incominciata la sesta giornata, nella quale, sotto il reggimento dell'Isa, si ragiona di chi, con alcun leggiadro motto, tentato si riscosse o, con pronta risposta o avvedimento, fuggì perdita o pericolo o scorno. Aveva la luna, essendo nel mezzo del cielo, perduti i suoi raggi, e già con la nuova luce veniente ogni parte del nostro mondo era chiara, quando la reina, levatasi, fatta la sua compagnia chiamare, alquanto con lento passo dal bel pellagio, su per la rugiada spazientandosi, s'allontanarono d'una ed altra cosa vari ragionamenti tenendo, e della più bella e della meno delle raccontate novelle disputando, e ancora dei vari casi recitati in quelle rinnovando le rise infino,
E tanto che già per alzandosi il sole e cominciandosi a riscaldare, a tutti parve di dover verso casa tornare, perché voltandosi i passi là se ne vennero. E quivi, essendo già le tavole messe e ogni cosa d'erbucce odorose e di bei fiori seminata, avanti con il caldo surgesse più per comandamento della reina, si misero a mangiare. E questo, con festa fornito, avanti che altre facessero, alquante canzonette belle leggiadre cantate, chi andò a dormire e chi a giocare a scacchi e chi a tavole. E Dioneo, insieme con Lauretta di Troiolo e di Criseida, cominciarono a cantare. E già l'ora venuta del dovere a concistoro tornare, fatti tutti dalla reina chiamare, come usati erano, dintorno alla fonte si posero a sedere. E, volendo già la reina comandare la prima novella, avvenne cosa che, ancora addivenuta non vera, e cioè che per la reina e per tutti fu un gran rumore udito, che per le fanti e i familiari si faceva in cucina. Laonde, fatto chiamare il siniscalco, e domandato qual gridasse e qual fosse del rumore la cagione, rispose che il rumore era tra Licisca e Tindaro. Ma la cagione egli non sapea, sì come colui che pure allora giungea per fargli star quieti, quando per parte di lei era stato chiamato, al quale Reina comandò che incontanente quivi facesse venire di Cisca e Tindaro, di quali venuti, domandò la reina, qual fosse la cagione del loro rumore.